I preparativi procedono a ritmo martellante. Intanto però la gente arriva. A momenti comincerà una nuova edizione di Calcio al Gruppo Antico, che quest'anno avrà il suo punto di riferimento nei giardini dell'Istituto Caio Baroncelli. Una serata che si prevede intensa, che partirà poco prima delle 20 e che si concluderà a tarda notte con un concerto finale. La presenza è cominciata già ad affluire, evidentemente tutto è ancora fatto, ma quando sarà ancora più bella e più interessante, la serata avrà il suo luogo, tra eventi enogastronomici di tutto rispetto. Sono tante le cantine che parteciperanno a questo evento importante che si innova anno dopo anno a Cerignola nel Foggiano. Tutte saranno presenti di tutta la provincia di Foggia. Non mancherà nessuno. La condizione è ovviamente che anche il maggior numero di visitatori possa gustare le varie prelibatezze che sono qui. E anche con le storie di Acuto, che chiuderanno il concerto, che si concluderà fino a tardanotte in una cornice di pubblico intensa. Pio Mirra, presidente dell'Istituto Caio Baroncelli, quanto siete soddisfatti di poter ospitare nei vostri giardini Calice al Borgo Antico? Il Consiglio d'Istituto è stato ben lieto di poter collaborare con l'Agorà quando ci è pervenuta questa richiesta, proprio in vista di valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Uh-huh. Perché siamo sempre dell'idea che nessuno è profeta in patria, quindi noi siamo una scuola di settore che siamo anche molto apprezzati nelle altre regioni, però forse nel nostro territorio sono eccellenze che non vengono adeguatamente sviluppate. Le degustazioni continuano mentre la notte avanza. Calice al Borgo Antico si rivela ancora una volta tra i successi più importanti e questa volta, ospitato nei locali e nei giardini dell'Istituto Caio Baroncelli, è ancora più bello ed emozionante. Tra degustazioni, orchestre varie, fino alle Stelle di Acuto, che realizzano il concerto che chiuderà la serata, ancora una volta in termini di successo è stato meraviglioso e la prospettiva per un'altra edizione che si preannuncia ancora più ricca di quella di quest'anno. Mimmo Siena, speciale news web 24, Istituto Caio Baroncelli, Cerignola, Foggia.